Ciao ragazzi, sono Falconero e oggi sono qua con un nuovo video per parlarvi delle uscite più interessanti del mese di gennaio. Non è, ve lo dico come ogni mese, un video che racconta tutte le uscite del mese, ci sono già altri canali che lo fanno. Qua parliamo delle cose più interessanti su cui si può imbastire un discorso, ok? Quindi, è un mese non particolarmente ricco di uscite rispetto a ottobre, novembre e anche dicembre, che è un mese abbastanza interessante. A gennaio esce poca roba, obiettivamente, e di questa poca roba ce n'è ancor meno che susciti particolare interesse. È un mese un po' fiacco, quasi come a volerci far riprendere da un periodo prenatalizio devastante, che è uscito di tutto, in cui forse non abbiamo neanche avuto modo di recuperare tutto ciò che andava recuperato. Per cui a gennaio avremo un po' più di margine, sarà un po' più tranquillo come mese, tant'è che si parte il 9 gennaio con Monster Hunter World Iceborne, l'espansione già uscita su console arriverà anche su PC, dando a tutti i possessori della copia per personal computer la possibilità di recuperarsi un'esperienza veramente di livello altissimo. È un'espansione che introduce tantissime cose al di là di una nuova ambientazione, che quindi rappresenta un'ulteriore scusa per continuare a vivere un'esperienza e un mondo di gioco veramente ricco di situazioni, nemici e prede, visto che appunto parliamo di gran caccia. È un titolo sicuramente molto valido a cui io mi sono avvicinato poco e che spero di recuperare prima o poi, anche se, ripeto, è un gioco talmente impegnativo che mi sono sempre un po' guardato dall'addentrarmici completamente, perché so che è una di quelle cose su cui se vuoi avere buoni risultati devi veramente dedicarci decine e decine di ore. Io al momento purtroppo non ho. Ma comunque, poi dopo qualche giorno, il 17, uscirà quello che secondo me sarà il gioco più importante del mese, ovvero Dragon Ball Z Kakarot. Dunque, questo uscirà su PC, PS4 e Xbox One il 17 appunto gennaio, ed è un titolo che, così come i suoi celebri predecessori, tenterà di ripercorrere nuovamente gran parte della saga di Dragon Ball, e lo farà con un concept un po' diverso, perché qui non parliamo del classico fighting game, ma di un action RPG con elementi ovviamente di beat'em up, ma insomma inserito in un contesto un po' più generico, un po' più generale, in cui al di là di combattere faremo anche tante altre cose. È un titolo su cui ho qualche diffidenza, nel senso che inizialmente mi fece un grandissimo effetto, anche perché a livello visivo richiama tantissimo la serie televisiva e con una fedeltà artistica innegabile. Però ci sono state alcune cose che mi hanno fatto un po' storcere il naso nel corso di questi mesi. Insomma, un gioco che sembra avere una base molto interessante. Farà al team di sviluppo far sì che una storia che ormai conoscono anche i sassi possa risultare veramente interessante, stimolante e appagante anche agli occhi di chi la conosce alla perfezione. Potremo combattere, potremo vivere insomma l'epopea di Freezer eccetera, però facendo anche attività marginali tipo andare a pescare, girare, insomma tantissime situazioni da vivere in quel contesto così particolare e così amato. Sono curioso di vedere se riuscirà a conservare il fascino della serie televisiva e a riproporlo magari anche in chiave un po' inaspettata. Mi aspetto qualche sorpresa e non il solito rifacciamo sempre la solita storia di andare a combattere con Freezer eccetera eccetera. Lo vivremo probabilmente insieme, insomma, quell'esperienza, per cui adesso spero il prima possibile di potervi raccontare qualcosa sul gioco di primo pugno, ecco, avendolo provato in prima persona. Poi il 23 esce solamente in VR, il 23 gennaio, Walking Dead Saints and Sinners. Allora, qui parliamo di un titolo in VR che hanno definito uno dei progetti più interessanti per realtà virtuale, ambientato nel mondo di Walking Dead, con una storia di circa 15 ore, quindi dovrebbe essere anche un progetto piuttosto intrigante. Io non ho un visore al momento a disposizione, però devo dire che mi intriga parecchio, perché visivamente sembra un titolo molto curato e sembra che il voler proporre un'avventura con una forte base narrativa in VR potrebbe in qualche modo alzare l'asticella di questo genere di prodotti. Io sono un fan di titoli post-apocalittici, per cui sarei particolarmente stuzzicato all'idea di provarlo. Spero prima o poi di munirmi anch'io di un visore, anche se, ripeto, come ben sapete, i visori hanno questo problemino del motion sickness, ovvero della nausea fortissima in molte occasioni. Io già ne soffro con gli sparatutto in prima persona a volte, per cui è per quello che mi sono sempre un po' trattenuto dall'investire tutta quella cifra enorme su una cosa che magari me potrebbe anche... Boh, ecco. Comunque, al di là di questa mia triste situazione, il 21 gennaio arriverà su console, quindi PS4 e Xbox One,
Moons of Madness. Allora, questo è un titolo che abbiamo già avuto modo di provare qui sul canale, nella versione PC, disponibile già da un po'. È un titolo fortemente angosciante, ambientato nello spazio, con un po' di Lovecraft a fare da ingrediente segreto dell'avventura. Titolo molto interessante che non ho avuto modo di portare avanti, purtroppo, al di là di quello che avete visto voi, ma che sembra veramente poter incarnare tutto ciò che soddisfa e stuzzica gli amanti di horror e di fantascienza. Titolo particolarmente interessante che chissà, magari potremo anche riscoprire e portare avanti con l'uscita su console, che vi ricordo essere appunto il 21 gennaio. E il mese dei titoli particolarmente interessanti si chiuderà il 28 gennaio con l'uscita di Pillars of Eternity 2 su console PS4 e Xbox One. Anche qui parliamo di un gioco disponibile già da un po' su PC, che arriverà finalmente nella versione per console, dando così a tutti quanti l'opportunità di sperimentare una delle avventure ruolistiche più belle, più accurate e più profonde che ci siano sul mercato. Non è un titolo all'altezza del primo Pillars of Eternity, purtroppo, ma ne condivide tantissimi punti di forza, tantissime qualità, e di conseguenza credo che potrà soddisfare in pieno tutti gli amanti della categoria. Se vi piacciono le avventure ruolistiche molto longeve, molto curate, artisticamente d'impatto, questo è un titolo che veramente potrebbe stupirvi, appagarvi e regalarvi un'esperienza difficile da dimenticare. Considerando poi che il primo Pillars of Eternity fu ottimizzato piuttosto bene su console, credo che anche questo sequel non rappresenterà un'eccezione in questo senso, garantendovi, insomma, tutto il divertimento del caso. Detto ciò, ragazzi, la palla passa a voi. Fatemi sapere se ci sono giochi che secondo voi avrebbero meritato un posto in questa nostra chiacchierata, se ci sono uscite importanti che pensate che io, insomma, avrei dovuto inserire. Insomma, parliamo di tutto ciò che sarà il mese di gennaio, fermo restando che, ripeto, non è un mese wow, quanta roba, poca roba, ma di qualità. Interessante, in attesa di una ripresa abbastanza abominevole che ci aspetta da febbraio in poi, perché insomma da febbraio, marzo, aprile si riapriranno un po' le porte dell'inferno, facendo uscire da quel lanfratto oscuro una marea di titoli meravigliosi che ci annulleranno il tempo libero, romperanno i nostri rapporti sociali e ci costringeranno dentro casa proprio nel momento in cui il sole ricomincerà a battere sui nostri corpi. Detto ciò, niente ragazzi, fatemi sapere insomma cosa ne pensate, che cosa avete puntato per questa mesata e eventualmente cosa invece volete recuperare da quelle passate, perché ne è uscita di roba ed è il caso di recuperare, anche perché insomma adesso a gennaio dovremmo vedere anche parecchi cali di prezzo, potrebbero esserci tante occasioni interessanti sia su store digitali che in negozi fisici in cui andare a recuperare proprio manualmente, per cui insomma sarà un periodo di gran caccia per citare Monster Hunter Iceborne. E niente ragazzi, io vi saluto, vi ringrazio, vi do un grande abbraccio e noi ci vediamo alla prossima.